Ballo della Lucania 26 giugno 2021, mi trovo presso l'Elin Village in occasione del convegno dal titolo Inquinamento ambientale e diffusione delle malattie neoplastiche nel Cilento e nel Vallo di Diano. Dunque, abbiamo discusso della reale incidenza delle patologie neoplastiche del Cilento, che da più parti vengono segnalate in lieve aumento. Di fatto, se ci atteniamo ai dati ufficiali, quelli che vengono dal registro tumori della provincia di Salerno, per quanto non eccessivamente aggiornati, possiamo essere abbastanza tranquilli, nel senso che a volte dimentichiamo che il rapporto tra l'evenienza di una malattia neoplastica e il territorio e quindi il rapporto con eventuali sostanze inquinate del territorio risale a molti anni, perché il cancro, come tutte le malattie croniche, prima di rendersi evidente clinicamente e quindi di poter essere diagnosticato, ha bisogno di tempo. Sì, oggi abbiamo trattato un argomento diverso, importante e al tempo stesso delicato. Viviamo purtroppo in un territorio dove ancora oggi ci sono numerosi, come dire, si rilevano ancora delle patologie tumorali, bisogna intervenire in tal senso e innanzitutto dobbiamo rispettare l'ambiente, la salute, perché solo rispettando l'ambiente noi possiamo rispettare noi stessi. Allora, il Codacons innanzitutto ha chiesto all'ASL i dati ufficiali per capire com'è effettivamente la situazione. I dati sono discordanti, diciamo, tra quello che afferma l'ASL, che dice che non esiste un problema sul territorio di aumento di tumori, indicano in meno 8% a livello provinciale, diciamo, i dati, e un meno 18% invece a livello nazionale. Per cui, secondo l'ASL, diciamo, i dati non sono allarmanti. Qui oggi è emerso da parte del presidente della cooperativa Parmenide dei dati un poco, diciamo, più diversi rispetto a quelli, diciamo, ufficiali. Ma qui c'è un contrasto tra i dati formali forniti dall'ASL Salerno e invece i dati raccolti dalla cooperativa Parmenide dei Medici su un campione di 173.000 abitanti e 123 medici, dai cui database poi sono emerse delle realtà statistiche che sono completamente diverse da quelle dell'ASL. Innanzitutto il registro ufficiale dei tumori della provincia di Salerno a quanto risulta non è aggiornato, per cui non sono dati che hanno il requisito dell'attualità, sono invece aggiornati anno per anno i dati raccolti dai medici della cooperativa Parmenide. Quindi già il fatto che l'una fonte non è aggiornata e l'altra fonte statistica è aggiornata, già questo fatto dimostra che i dati più attendibili sono i secondi, non certo i primi.